Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questo dal colore di retrocomputing. Questa puntata parleremo rapidamente ed in modo sommario e assai superficiale dei criteri con cui assemblare con una certa logica una collezione di retrocomputing. Il primo punto da cui partire è la storia dell'informatica. Dovrete definire il luogo: Italia, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Giappone, eccetera. Insomma, ogni paese ha avuto un inizio nel tempo in modo diverso ed una dinamica poi commerciale e storica molto diversa. Limitandoci all'Italia, in quanto siamo italiani, il secondo punto da definire è se poi volete costruire una collezione di retrocomputing che sia rappresentativa della storia dell'informatica in Italia. C'è da scegliere se uno vuole andare a seguire il segmento del business computing oppure dell'home computing. Se sceglierete il primo segmento, quello del business computing, vi servirà un hangar di un aeroporto per stivarci le tante macchine meccaniche, elettromeccaniche e poi elettroniche che popolarono il segmento del business computing. Scegliendo invece il secondo, il segmento dell'home computing, la cosa invece si fa obiettivamente meno impegnativa. Una volta scelto il luogo e il segmento di mercato, occorre partizionare per periodi storici, oppure per CPU, oppure per tecnologia di archiviazione, oppure per brand. Ad esempio, per periodi storici di solito si va per decenni, il 1980, il 1990, il 2000, 2010. Oggi per CPU 8 bit, a 16 bit, a 32 bit, a 64 bit. Per tecnologia di archiviazione, prima le cassette, poi dischi da 5 pollici e un quarto, poi dischi da 3,5, poi CD-ROM, poi DVD-ROM, poi le pennettine USB. Per brand, Commodore, Apple, MSX, Atari e tantissimi altri brand del mondo PC ed assemblati PC. Ora potete scegliere, a mio avviso, di rappresentare ogni porzione temporale suddivisa secondo il criterio che più vi aggrada, scegliendo ovviamente o il primo hardware venduto oppure l'ultimo hardware venduto, ossia quello dei Moicani, oppure potete andare a scegliere l'hardware più venduto e più diffuso, oppure per hardware dal design più bello oppure dal design più innovativo o tecnologicamente più innovativo. Insomma, ci sono tanti criteri per navigare storicamente all'interno della storia dell'informatica, in particolar modo in Italia e poi nel segmento home computing. E quindi, a mio avviso, potete organizzarvi un po' come vi pare. Basta che, se decidete di fare una collezione che sia rappresentativa anche di una frazione, quindi di un piccolo periodo temporale, è importante che vi sia comunque una logica nella selezione delle macchine in relazione ad una rappresentatività del contesto che voi volete andare a conservare. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!